Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Allora di Amadeus. Un'idea di Flavio Azzarelli e Luca Valerio totalmente autofinanziata. Rotocalco tecnologico come se fosse un'antica terza pagina. Cultura, letteratura, arti, mestieri, teatro, musica, poesia, personaggi curiosi e divulgatori scientifici. È lo Sherlock Holmes del rock and roll, decano del giornalismo musicale. È autore e conduttore radio-televisivo, scrittore, docente e anche performer. Oltre a due riviste specializzate, vanta la direzione di varie collane di libri e come autore una ventina di titoli sulla storia del rock. Ecco a voi Ezio Guaitamacchi. Ezio, buonasera. Oh, tu sì che sei rock, mica come me che sono vestito da pensionato. Era come i vecchi amplificatori quando ti avvicinavi troppo. No, è successo che eri raddoppiato. Ah, e allora no. Sì, misteriosamente eri raddoppiato. Ah, okay. E quindi sì, con i vecchi amplificatori. Guarda, dei vecchi amplificatori, in una puntata scorsa ci ha parlato con dovizia di particolari Bobby Solo. Ma pensate, come sta lo zio Bobby? Lo zio Bobby sta bene, alla sua età, però è proprio ha una competenza estrema. Come noi no? Pensiamo sempre ai cantanti degli anni 60 come degli improvvisati, invece no. No, tu suona benissimo il rock and roll, siamo amici da tanti anni, insomma, bel personaggio Bobby. Senti, ma esiste, allora andiamo in ordine. La prima domanda che ti faccio ha apparentemente poco a che vedere col rock, apparentemente, e te la faccio come uno che si occupa da 35 anni di poesia. A cosa serve la poesia? E diceva un amico che, scherzando, no, sulla vacuità vera o presunta del nostro lavoro, diceva: mi accusano di non lavorare, mi dicono che di poesia non si campa, ma io rispondo sempre: senza poesia si muore. E credo che di questi tempi di poesia, di arte, di cultura, di musica ci sia bisogno più che mai, perché come cantavano i Doors, quella è la cucina dell'anima. E quindi cosa c'è di più essenziale di queste attività che vengono considerate non essenziali? Come si fa a togliere agli esseri umani il benessere interiore, la voglia di sognare, la voglia di evadere? Questo secondo me è una crudeltà ben più feroce di riduzioni o messe in discussione di attività commerciali, per l'amor di Dio, con tutto il rispetto, no? Però bisogna avere anche rispetto di chi, di professione, quindi di lavoro e quindi di sudore, svolge attività creative che sono fatte in funzione degli altri. Quindi io trovo che di questi tempi c'è bisogno davvero di tanta poesia, di tanta arte, di tanta cultura e di tanta musica, tutte attività che sono state purtroppo cancellate, dimenticate, messe da parte con grande nonchalance, ma che dovrebbero essere invece assolutamente prioritarie per tutti. Da microfoni più importanti dei nostri, Bruce Springsteen qualche giorno fa commentava, vabbè, erano diciamo affermazioni fatte durante le elezioni presidenziali, però commentava, e le possiamo leggere in modo metaforico, quello che diceva si vede all'interno della sala ovale della Casa Bianca. Diceva: ma avete visto? Non c'è un quadro, non c'è un libro, non c'è musica, non ci sono foto di famiglia, non c'è un cagnolino. Ma in che mondo arido stiamo finendo, no? Un mondo dove appunto manca la poesia, ed è un grido di dolore, diciamo, di Bruce Springsteen, che anche lui, arrivato poche settimane fa a tagliare quota 71 anni,
lui che qualcuno definì nella metà anni 70 il futuro del rock and roll, oggi più che al futuro guarda al suo presente, ma anche al suo passato, come testimonia il suo ultimo album, Letter to You. A proposito di poesia, ti saluta tra i messaggi, ti saluta Claudio Pozzani, mio. Ricambio, lui sì che è un'istituzione nella città di Genova e credo in generale nel mondo della poesia italiana perché, come dice qualcuno più famoso di me, le idee poi non sono tanto di chi le ha, ma di chi le fa. E lui, Claudio, realizza da tanti anni un festival Sì. bellissimo, di cui la città di Genova dovrebbe essere molto orgogliosa. Beh, iniziamo insieme, se posso dire così, diedi una mano alla prima volta che fece una cosa che non era ancora il Festival di Poesie, ma era stata un happening di 3 giorni sulla nave Italia. Ancora era un locale e poi nel corso degli anni, tante volte le nostre strade, anche recentemente, anche 3 settimane fa si sono incrociate. Senti, a proposito di poesia e a proposito del tuo libro, e il mito di amore e morte è ancora attuale? Ma allora, diciamo che il mio libro, il tema del... Allora, siccome molti mi chiedono... Ah sì, amore, morte, rock and roll, come sesso, droga e rock and roll. In realtà sì, ovviamente l'assonanza c'è, però il concetto dell'amore che ho voluto inserire in queste storie, il libro parla appunto di le ultime ore di 50 rockstar, retroscena e misteri. Mi è stato dato come suggerimento da Lori Anderson, che non mi ricordo se è stata ospite del vostro festival di poesia, però Sì, insomma, è mi ha stata detto... ospite del Festival di Poesia, non quest'anno, perché Sì, quest'anno, però un sarebbe paio tipo... d'anni fa, poi Ok, per cui ti la mia aggiungo, confermava. moglie e compagna di Lou Reed, degli ultimi 20 anni di vita, almeno di Lou Reed, proprio dopo la scomparsa del marito, mi ricordo in una lunga conversazione che ho avuto con lei, che conosco dal 1990, mi diceva proprio che, una frase che ho messo anche nel libro, la morte può essere vista come anche... una presa di coscienza di quanto amore noi abbiamo provato per la persona che se n'è andata. Cioè, come a dire che il dolore che proviamo nel momento della scomparsa di qualcuno a cui vogliamo bene è direttamente proporzionale all'amore che abbiamo voluto. Questa considerazione mi ha fatto riflettere sul fatto che molte delle storie che racconto di queste vite straordinarie, autori, autrici di opere altrettanto straordinarie che hanno avuto spesso anche finali di vita altrettanto straordinari, sono state spesso accompagnate proprio da grandi storie d'amore o paradossalmente da assenza totale dell'amore, cioè da enorme solitudine. Solitudine che in alcuni casi è stata forse, non dico un killer spietato come sostanze o alcuni diciamo assassini, ma probabilmente è stata complice di diversi delitti. Quindi il tema dell'amore è centrale ed è legato proprio non a caso agli ultimi momenti di vita di questi straordinari artisti, perché in quei momenti, così come nei momenti di vero amore, loro da semidei diventano poi esseri umani come noi. E con lo stesso finale, anche se loro rispetto a noi hanno un grande vantaggio, perché si dice spesso che le persone muoiono 3 volte, no? Nel momento in cui il loro cuore cessa di battere, quando i loro corpi vengono sepolti o cremati e quando ci si dimentica della loro voce. Ecco, questi artisti, come James Bond, muoiono soltanto 2 volte, perché delle loro voci noi non ci dimenticheremo mai, come dire che i loro corpi, sì, muoiono, ma le loro opere vivranno per sempre. Pozzani mi smentisce, non c'è stata Lori Anderson, ma Lou Reed sì, Ehi. e Ray Manzarek dei Doors. Mio vecchio amico, anche lui purtroppo non c'è più. Io pubblicai proprio 15 anni, no, forse di più, pubblicai la sua biografia, che si chiamava La mia vita con Jim Morrison. E fu ospite in un'edizione fenomenale,
del Festival del Cinema di Venezia, dove io all'epoca lavoravo per una TV che oggi si chiama Sky, una volta si chiamava Telepiù per chi ha l'età, per Più. ricordarselo, e facevamo questi programmi dal Lido di Venezia, davanti al Casinò c'era un palco dove ogni sera c'era un concerto e un talk show con gli ospiti della mostra. E una sera, pensate, ho avuto l'onore, io facevo diciamo, il conduttore, il presentatore, e avevo ospiti contemporaneamente Ray Manzarek dei Doors e il grande Vittorio Gassman, con cui Ragazzi. condividere il camerino. Entrambi in mutande, devo dire, mentre ci cambiavamo, lui faceva una specie di così, monologo recitando in italiano le poesie dei Beat Poet, Sì, perché all'epoca c'era. lui Cosa? faceva corso a memoria, Sì, la bomba di corso, 15 minuti a memoria, era fantastico. fu assolutamente straordinario. L'unico, noi abbiamo fatto 10 puntate, che per tutta più o meno la durata del festival, l'unico ospite che venne puntuale a fare le prove, che fece tutte le prove come si doveva fare, l'unico ospite per il quale Ray Manzarek dei Doors, quando seppe che quella sera c'era Vittorio Gassman, venne da me in camerino e mi chiese di poterlo conoscere. E lì mi ricordo questa scenetta divertente, perché io andai da Gassman e dissi, dandogli del lei, perché stiamo parlando di boh, tipo 22 anni fa, una roba del genere. Io ero un po' più giovincello e lui invece era Gassman, per cui avevo grande, quindi, rispetto e riverenza, e dandogli del lei, cosa che lui subito si incazzò dicendo il lei lo dai a tua sorella. Gli dissi, guarda, c'è Ray Manzarek dei Doors che avrebbe piacere, perché Manzarek mi disse, sai, quando io e Jim Morrison stavamo alla UCLA e studiavamo cinematografia, i nostri idoli erano appunto gli idoli della commedia, cioè, i grandi artisti della commedia italiana, quindi da Mastroianni, insomma, Fellini, Gassman. E quando gli dissi così, andammo, io presi appunto accompagnai Gassman, cioè si trattava di fare 100 metri nel backstage e vidi da lontano Manzarek, lo portai vicino. Prima di arrivare Gassman mi fermò, mi prese da parte e mi disse: mi raccomando, non dirgli che a me la musica dei Doors ha sempre fatto cagare. E così non dissi nulla, così come lui mi disse, a proposito di poesia e racconto un piccolo aneddoto appunto a Claudio Pozzani. Prima di salire sul palco, perché era previsto sempre che durante queste performance ci fosse un minimo di talk o di conversazione tra me e gli ospiti, lui mi chiese, mi dice: guarda, io ti rispondo a qualsiasi domanda, però non chiedermi come erano i poeti beat nel loro privato. Io questo non lo voglio raccontare. Io ho visto tutto, ma non voglio raccontare. Che è anche un tema importante, secondo me, che io non tratto esplicitamente nel libro, ma che è secondo me di attualità, perché pensiamo alla recente scomparsa di Maradona e quante cazzate dette sul coté privato della sua vita, no? Mentre faccio mie le parole del grande ex calciatore, ora grande allenatore, Pep Guardiola, che ha detto: a me non interessa la sua vita, interessa la nostra vita. Come dire che di questi artisti il lato privato interessa a chi li ha frequentati, a chi li ha voluto bene, ai loro parenti, ai loro amici, ma loro sono stati dei personaggi pubblici, hanno dato tanto, tanta felicità, gioia, emozione, ispirazione a tutti noi, e a noi quello interessa. Poi se hanno compiuto delle nefandezze criminali o criminose verranno giudicati, Da ma per il resto a noi interessa invece l'aspetto, come dire, artistico e le loro opere. E di questi artisti che io racconto, anche se non faccio mai riferimento a quello, ho questa stessa idea, salvo che le loro vite private sono finite per influenzare pesantemente la loro attività artistica. Ok. Senti un po',
Domanda, esiste un rock italiano o me lo sto sognando io? Allora, formalmente esiste, però noi stiamo parlando di arte popolare, e l'arte popolare, perché per esempio gli studiosi americani definiscono la musica contemporanea popular music, per differenziarla dalla musica classica, no? Voi, non so se Amadeus con la maiuscola si riferisca a lui, però quella è la musica, È no? una storiaccia, Ah, te vabbè, la allora. racconto, te la racconto. Quella Amadeus è musica colta. La musica di cui parlo io è musica popolare, quindi pop, rock, musica d'autore, eccetera, eccetera. E la musica o l'arte popolare va analizzata, studiata e, nel caso del critico, anche giudicata pensando al momento in cui viene prodotta, al luogo e al contesto che la genera. Quindi sono cose che io ritengo essere fattori fondamentali. Allora, per noi storici del rock, questa grande avventura artistico-popolare e sociologica inizia, diciamo, in maniera emblematica il 5 luglio del 1954, quando un ragazzotto che veniva da Tupelo, Mississippi, entra negli studi della Sun Records a Memphis, incide la sua prima canzone e diventa Elvis Presley. Ecco, Elvis Presley. per cui vuol dire che questa musica ha radici nel sud degli Stati Uniti a metà degli anni 50 e non poteva che nascere nel sud degli Stati Uniti a metà degli anni 50, in quel contesto storico-sociale post-seconda guerra mondiale, nel cosiddetto periodo di boom della civiltà industriale. E non possiamo immaginarci un Elvis Presley nato nel Medioevo o nel 2500, che proveniva da Helsinki e che studiava chissà che quasi. Cioè, insomma, se capiamo questo, capiamo tutto il resto. Allora, il rock, noi in Italia siamo sempre stati, diciamo, alla periferia dell'impero. L'unica nazione che ha potuto rivaleggiare con gli Stati Uniti è stato il Regno Unito, Inghilterra e Irlanda, ma non dimentichiamoci che il nuovo continente fu formato inizialmente da tutto un flusso migratorio che veniva proprio dalle isole britanniche, quindi c'è stato un po' un ritorno a casa con la stessa lingua madre, con, diciamo, dei valori tradizionali che i coloni o i padri pellegrini, insomma, i vari abitanti dell'Inghilterra, dell'Irlanda, della Scozia portarono con loro, tanto che la maggior parte delle città che noi conosciamo hanno nomi che sono quelli di città inglesi o irlandesi, da Noi Nuova York a tutte le abbiamo anche un problema di lingua. C'era Bonatti. altre. Noi abbiamo un problema di lingua che non è neanche indifferente, perché quella musica basata su un ritmo molto preciso, che è un po' quello tutto sommato dell'epoca industriale, no? Un beat molto, molto, molto incalzante, ha anche, come dire, è favorito da un linguaggio che ha tutte le tronche, noi non le abbiamo, dobbiamo inventarci, o le allunghiamo o le dobbiamo ridurre, ma non. Oppure usiamo come facevano fare alcuni autori le semitronchi tipo follia, magia, quelle parole lì, oppure le sdrucciole perché ci sono due libere. Ma senti, ma a proposito di rock, perché è banale dirti Vasco e rock, ma Enrico Ruggeri, con cui tu qualche tempo fa hai avuto, lo è stato un po' rock in vita sua. Allora, tanto bisogna distinguere che cosa si intende, no? Con il monosillabo rock. Io anche nel libro parlo di rock star, parlo di rock and roll, utilizzando questa parola non tanto come una definizione di un genere musicale preciso, perché in realtà nelle storie del libro ci sono anche artisti che non hanno mai fatto rock. Parlo di Aretha Franklin, parlo del bluesman Robert Johnson, parlo di un pop star come Whitney Houston o George Michael, parlo di rapper come Tupac Shakur, di trapper o addirittura di un DJ svedese che si chiamava Avicii. Però che cosa unisce, diciamo, idealmente tutti questi personaggi?
li unisce quello che io chiamo uno spirito rock, e lo dico senza retorica, perché noi ragazzi degli anni 70, permettimi di definirmi così, noi quella musica l'abbiamo proprio vissuta, l'abbiamo Eh beh, sì. assimilata, ci identificavamo. Cioè, per noi quella musica, quello stile di vita, che oggi qualcuno furbescamente, no? Usandolo a mo' di claim di marketing, lo definisce rock lifestyle. E noi quella musica l'abbiamo vissuta, ci vestivamo in un certo modo, come dire, credevamo a quei messaggi, ci diventavamo amici tra di noi perché sentivamo le stesse cose. Questo, anche oltre gli anni 70, direi fino alle soglie del 2000, è stata la funzione che la musica ha avuto. Oggi la musica non ha più quella funzione lì. Le giovani generazioni hanno altre forme per identificarsi. L'unica musica che ancora mantiene questo tipo di rapporto molto forte, quasi simbiotico, tra l'artista e il fruitore è la trap. Non come appassionato di trap, ma come osservatore e studioso di musica. È l'unico genere musicale in cui la musica o quel tipo di musica mantiene quella funzione identitaria, in cui c'è un credo fideistico, addirittura rompe completamente il legame tra le generazioni, che era tipico degli anni 50, 60, 70, anche anni 80, dove i figli avevano un gap forte nei confronti dei genitori, da tutti i punti di vista, no? Bastava che un genitore dicesse una cosa e il figlio diceva l'esatto contrario. Poi ci sono stati una quindicina, ventina d'anni tregua, no? Dove addirittura i genitori erano influenti nei gusti del figlio, anche dal punto di vista musicale. Bene, da qualche anno, e mi dispiace molto per molti miei amici che hanno un casino di problemi con i loro figli che ascoltano la trap, però cerco di far capire loro l'oggettività della cosa. Ripeto, senza esprimere un giudizio, perché sennò ricordo poi a tutti i giudizi che venivano espressi sul punk rock. Enrico Ruggeri è un autore raffinato, ha scritto, secondo me, una prefazione molto bella del mio libro, perché lui è bravissimo, soprattutto se imbrocca Ecco le parole, sì. con le parole, e lui ha un passato, comunque, chi se lo ricorda, con i Decibel di L'indecima. punk rock in Italia. Lui è veramente un grandissimo appassionato, e della stessa mio coetaneo, è appassionato come me di rock. Quindi ho pensato che fosse giusto che lui, da artista, però riflettesse su una delle caratteristiche che legano anche tutti i protagonisti delle storie del mio libro, cioè la fragilità dell'artista. E lui, secondo me, è stato bravissimo Decibel, nel descriverla, è anche più credibile, essendo stesso un artista. Ab Origine, prodotti da Shai Shapiro, che abbiamo avuto la settimana scorsa. Ma li avete, Noi. se lo sapevo, sono tutti i miei amici, se lo sapevo mi chiamavate e li salutavo tutti. Vabbè, poi Lucia allora. vive in Liguria, no? Sì, Sta verso delle parti di Milano. Milano, esatto, sì. Sì. Senti, ti faccio due domande. E che apparentemente c'entrano un poco col tuo libro, ma in realtà c'entrano perché sono riguardanti te. Allora, dunque, tu sei anche docente ogni tanto. E che esperienza è quella docenza? E il rock, la storia del rock, intendo, andrebbe in qualche modo insegnata a scuola? Questo Allora, vale io, per me, eh? da 20 anni, dal 2000, sì, dal 2001, dirigo l'unico master in giornalismo e critica musicale nel centro professionale, nel CPM Music Institute, fondato e diretto da Franco Mussida, quindi, diciamo, un grande musicista che ha fatto anche lui la storia del rock in Italia. E la docenza ancora oggi per me è abbastanza complicata, nel senso che io comunque ho sempre bisogno di un pubblico, che sia quello di uno spettacolo, quindi di fronte a un pubblico in carne e ossa, sia le telecamere oppure un lettore potenziale o un ascoltatore radio. E perché cerco sempre comunque di, diciamo, divertire fin troppo, insomma, di intrattenere, ecco,
traduco dall'inglese direttamente, di intrattenere il mio pubblico. E per intrattenerlo devo essere, parlare di cose interessanti, cercare di farlo nel modo più accattivante possibile. L'insegnamento è diverso, nel senso che io non, sì, se poi i miei allievi si divertono meglio, però diciamo che l'obiettivo è un altro. È un corso di formazione professionale, quindi ho dovuto fare un click nel mio modo anche di comunicare, che tuttora, diciamo, mi è faticoso, cioè devo essere costantemente concentrato e ricordarmi che sto facendo una lezione e non un seminario, non uno spettacolo, non qualcosa di, come dire, no? Che ha come spirito quello appunto dell'intrattenimento, ma come spirito deve avere quello dell'insegnamento, no? Una cosa diversa, ecco, anche se a volte gli argomenti possono essere gli stessi, perché la storia della musica, che è uno dei filoni di lezione, diciamo, del corso, è quella la stessa, però non è solo la storia della musica, per rispondere anche alla seconda parte della tua domanda. Certo, la storia del rock secondo me meriterebbe assolutamente, anzi, meriterebbe un corso specifico in un'università che magari si occupa proprio di materie artistiche, no? Perché ce l'hanno il jazz, ce l'ha il jazz che comunque ha avuto, con tutto rispetto per il jazz, un impatto assai minore sulla Sì. cultura e sulla vita di tutti noi. Quindi, in qualche modo anche dei riflessi molto meno diretti, se non in alcuni momenti del secolo scorso, però influssi molto meno diretti anche sull'evoluzione del pensiero e sulla vicinanza a tematiche politiche, sociali, umanitarie e, come ti dicevo prima, sullo stile di vita. Cioè, sono un sacco di robe che oggi per noi sono scontate, se non fosse stato per un certo tipo di cultura, o allora si definiva controcultura. Boh, magari ci sarebbero mai state, però oggi che pensa che lo yoga, la cura dell'ambiente, l'attenzione all'alimentazione, un certo tipo di attività appunto alternative, si diceva una volta, oggi sono diventate assolutamente normali, no? Chi si Sì. stupisce se uno ti dice: no, no, scusa, io sono vegetariano, no? No, no, scusa, io. Beh, una volta era impossibile, cioè era quasi, ti guardavano, no? Come dire, Guardavano storto. Sì. Senti un po', invece l'altra domanda che vorrei farti è, visto che prima di te abbiamo avuto Marco Vichi, lo scrittore, parlaci un po' dell'esperienza del 2011 con Massimo Ghini, se non sbaglio, in Delitti Rock. Io vidi qualche puntata e me la vedevo volentieri, ecco, quando ci riuscivo. Beh, intanto ti ringrazio perché il programma andò molto bene come ascolti e mi fece vincere dei premi. In realtà, non tutti lo sanno, ma quel progetto era nato e fu sviluppato insieme a Giorgio Faletti, visto che parliamo di scrittori, perché Giorgio era un grandissimo appassionato di musica. Una volta mi disse, se io potessi, visto perché mi ricordo quando parlavamo di copie vendute, io una volta gli dissi: oh, questo libro mi è andato benissimo. E lui fa: ma quanto hai venduto? E io gli dissi, tipo, non so, sai, ho venduto 10.000 copie, ma era un risultato fantastico. Lui mi guardò, quasi si vergognava, no? Perché ovviamente le copie che vendeva lui erano, fammi fare il conto degli zeri, però se non riesco neanche a farlo, forse 1.000 volte superiori tra le vendite italiane e quelle nel mondo. Per cui una volta mi disse: sai, io quasi quasi mi metto lì, do 10 euro a chiunque voglia venire a vedere un mio concerto pur di riempire lo stadio di San Siro e esibirmi musicalmente allo stadio. Per cui la cosa nacque con lui, che rifiutò un'altra offerta che gli era stata fatta dalla Rai pur di fare questo programma, ma poi un po' i suoi impegni editoriali, ma soprattutto, diciamo, qualche marachella compiuta dalla burocrazia Rai,
lo fece molto infuriare e una volta riuscì a recuperare, ma la seconda più. Per cui, diciamo, nel tourbillon di vari personaggi che si alternarono, ci fu suggerito la conduzione di Massimo, che è un bravissimo attore, anche, ha un fisico bestiale, perché comunque registrava una puntata al giorno ed erano almeno 25 minuti di recitazione. Insomma, Sì, ci vuole fisico, sì. perché una, e poi erano 10 giorni di studio, uno in fila all'altro, quindi cioè senza pause per un attore che fa cinema ed è abituato sinceramente a tempi diversi, pause piuttosto che. Ecco, è stata una bellissima esperienza perché poi io, oltre ad essere l'autore dei testi, ho fatto tutte le interviste in giro per il mondo, per cui ho curato un sacco di personaggi legati a quei fatti, molte di quelle interviste, magari quelle neanche, cioè perché ovviamente poi in onda va 1 minuto e mezzo, 2 minuti, magari io sono stato un'ora a fare l'intervista, tante cose le ho recuperate proprio in questo volume. Ma non ti preoccupare, questa facciamo il podcast, Ok, te lo ma trovo, mi raccomando. però sai, appunto, io avevo cioè, un sacco di roba, ma io poi sono un pessimo archivista di me stesso, no? Per cui mi ricordo, io quando morì George Martin, famoso produttore dei Beatles, no? Quello che qualcuno definì il quinto Beatles, mi chiamarono un po' di appunto radio, così, e io mi ricordavo che avevo fatto un'intervista di 2 ore con lui in Giappone. C'era questa fantastica manifestazione che si chiamava The Great Music Experience. L'idea era di fare 7 concerti dal 94 al 2000 nei posti che l'UNESCO aveva definito patrimonio del pianeta, e mettevano insieme un cast di artisti internazionali e un cast di artisti locali, li facevano stare 15 giorni insieme per elaborare un programma di 3 ore, un programma musicale di 3 ore, che veniva ripreso in Mondovisione e mandato in diretta in tutto il mondo su vari emittenti. Appunto, io lavoravo per Telepiù, ci fu una lunga trattativa, poi andò in fumo e lo fece Video Music invece che Telepiù, e però diciamo, uno degli organizzatori inglesi mi offrì il viaggio in Giappone, insomma, come se fossi parte della loro gang, perché eravamo stati tanto tempo insieme, io ho cercato in tutti i modi. Vabbè, insomma, te la faccio breve. Durante il backstage, perché George Martin era il direttore artistico, però non se lo fregava, cioè nessuno se lo Se lo cagava. filava. Mi sono trovato backstage a prendere, sai, c'era tipo il buffet, eravamo lì di fianco, e io insomma, gli ho detto, ah, mi sono presentato, gli ho detto, sono un giornalista italiano, insomma, è un grandissimo onore, no? E poi gli ho detto complimenti, una roba bellissima, perché praticamente c'erano 3 giorni di prove, poi al quarto giorno facevano la diretta, per cui ho visto di fatto lo spettacolo già tutto, no? E lui mi disse: hai ragione, io l'avevo detto a Paul di venire, ma lui non mi dà mai retta. Allora, mentre avevamo il vassoio e io lo seguivo, ci siamo seduti e sai, io avevo ancora, ti ricordi Sony Walkman? E allora l'ho tirato fuori e ho detto: mi dispiace se registro. Lui ha detto: no, 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 go ahead. No? E tac, io ho schiacciato. Oh, te la faccio breve. Io quella cassetta lì non la trovo più. Per cui, per dirti, no? Sono talmente pessimo che quella cosa che era preziosa, poi ovviamente io l'avevo pubblicata, eccetera, però la cassetta di 2 ore di conversazione con George Martin tra, come dire, bicchieri di vino, mangiate varie e parlando di tutto, no? Che lui li chiamava The Boys, i Beatles, lui li chiamava The Boys, i ragazzi, no? Ed eravamo diventati subito in confidenza perché avevamo la stessa passione che Joni Mitchell, che era una delle ospiti, e lui mi disse proprio: io sono venuto perché non ho mai potuto lavorare con Joni Mitchell e questa era per me l'occasione che aspetto da una vita, poter lavorare con me. Figurati, la mia artista preferita siamo diventati subito amici. E quindi, per dirti, no? Cioè che io non conservo nulla e spesso perdo delle cose preziose perché
perché sono scemo, perché di quelle interviste lì dei 20 Rock ci sono, era una miniera d'oro, perché poi vabbè, certo io ho selezionato le cose che erano più logiche, più giuste da mandare in onda in quel contesto lì, però sai quante chiacchierate fatte con vari protagonisti di quelle vicende, che poi un po' a memoria le cose importanti me le ricordavo, per cui poi le ho riprese e le ho riraccontate in chiave molto diversa. In queste 40 storie che compongono il mio libro. Ok, senti, in che, però questo tuo libro attuale, in che condizioni di spirito bisogna essere per scrivere un libro del genere? Allora, ti dico, allora, prima ti ho detto quello che quella conversazione con Laurie Anderson. La seconda prefazione del libro l'ha scritta questa signora che si chiama Pamela DeBar, che qualcuno ha definito la regina delle groupie. Sai, le groupie erano quelle ragazze che negli anni 60 e 70 erano talmente, come dire, innamorate dei loro idoli, che pur di conoscerli e di frequentarli erano pronte a far di tutto. Robert Plant le definì le nostre mogli on the road, no? Perché poi li seguivano in concerto. Quindi lei è una che li ha conosciuti da vicino. Lei mi raccontava una cosa che mi ha molto colpito e che però mi dà l'idea di, cioè mi dà lo spunto sempre per risponderti. Perché alla fine lei diceva: tutti gli artisti sono egoisti, no? La fragilità di cui parla Ruggeri e l'egoismo sono due caratteristiche che sono praticamente, come dire, inevitabili per chi fa arte o soprattutto per chi fa musica. E però lei mi invitava a considerare questo, che quell'egoismo lo subisce chi gli è vicino, il marito, la fidanzata, fra i familiari, gli amici intimi, ma noi, pubblico, no? Che il discorso prima che fa. L'esempio che ti facevo di Guardiola, la frase di Guardiola riguardo a Maradona, no? Il pubblico, quell'egoismo lì, in realtà per noi è una manna, perché loro sono talmente concentrati su loro stessi che quell'egoismo alla fine, che è, diciamo, relativo alla loro arte, diventa paradossalmente altruismo, cioè è dedicato poi a tutti noi. Quindi lei parlava proprio di amore e di passione, diceva, è la stessa passione che hai tu. Non cioè, chi meglio di te, mi diceva, lo può capire. Quindi lo stato d'animo è semplicemente quello di fare una cosa con amore, no? Con passione, con la voglia di raccontare delle storie bellissime senza bisogno di inventarsi nulla, perché c'è già, come dire, la più grande sfrenata fantasia che neanche il miglior sceneggiatore hollywoodiano potrebbe inventarsi, che è la realtà, e basta raccontare quello, cercando di raccontarlo in modo appassionato, appunto con passione, in modo appassionante per cercare di appassionare gli altri, e tenendo presente che un grande benefit del libro, secondo me in assoluto, è il fatto che alla fine qualcuno leggendo queste storie si ricorda che dietro a queste storie ci sono grandi canzoni che hanno, come dire, condito e accompagnato le nostre vite, sono colonne sonore perfette per quella storia lì, ma sono state anche colonne sonore delle vite di davvero centinaia di milioni di persone. Senti, io ti faccio una domanda ancora e poi ti farò una domanda Morghi. Allora, a che tipo di pubblico si rivolge il tuo volume? Il mio pubblico, i miei 8 lettori, come li definiva il Manzoni, ovviamente sono appassionati di musica. Io ho sempre cercato però, specie negli ultimi 10-15 anni, di essere il più divulgativo possibile, no? Di parlare, di scrivere in modo, diciamo, competente e puntuale, però cercando di, come dire, allargare la mia base, non mi rivolgo soltanto al fan hardcore che già sa tutto e a volte vuol far vedere che sa più di me, no? Ma mi rivolgo a tutte le persone che anche sono curiose, certamente gli deve interessare un po' la musica, un po' la storia di questi personaggi straordinari che, ripeto, nascondono storie eccezionali, retroscena di vita anche molto appassionanti, molto curiosi. E quindi il pubblico a cui mi riferisco è quello lì. Certamente se a uno non interessa nulla di storia della musica, di storia di questi personaggi,
è difficile anche catturare l'attenzione, anche se devo dire, nei miei spettacoli che sono fatti di racconti, di suoni e di visioni, anche un pubblico generico può rimanere catturato proprio dalla, diciamo, dall'interesse, dalla curiosità della storia e nel modo con cui questa storia viene raccontata. Morghi. Morghi. Eccomi qua. Buonasera. Buonasera. Ho ascoltato con attenzione quello che hai raccontato, è tutto molto interessante come sempre, complimenti. Grazie. Bene, sinceramente io non ho una domanda da fare, stavo ascoltando e non ho... Non conosco abbastanza la materia per poter fare una domanda, sinceramente, ecco, perché la tua conoscenza e comprensione, diciamo, di quelli che sono i fenomeni musicali, tanto da poter appunto gestire e portare avanti un master direttamente, sono straordinarie. Io purtroppo conosco quei quattro gruppi che mi sono piaciuti nella mia vita e quindi non... Però appunto io ho fatto queste domande qua ad altri interpreti, diciamo, del panorama musicale. E quello che a me preme molto sapere è, siccome noto una notevole decadenza per quello che concerne appunto tipo la musica trap, questi ritornelli cadenzati sempre allo stesso modo, sulla stessa base, che coinvolgono così tanto, diciamo, attualmente i giovani, però non veramente sono vuoti e forse anche dannosi sotto certi punti di vista. Ci sarà poi una rinascita o qualcosa, o cosa ci aspetta in futuro? Allora, io premetto che noi abbiamo un'immagine, anche un po' un pregiudizio nei confronti della trap. No, io non voglio essere qui a difenderla, per l'amor di Dio, però bisogna anche sapere un po' la storia, perché se no la identifichiamo magari con fenomeni che sono fenomeni filtrati, cioè è come se uno pensasse che, con tutto il rispetto per Luciano Ligabue, per Vasco Rossi, è come se uno pensasse che il rock fosse Vasco e Ligabue. Non è così, cioè la storia dice, non dice quello. La trap nasce una quindicina d'anni fa nelle trap house di Atlanta, che sono nella zona, anzi, periferica di Atlanta, Georgia, quindi anche lì, paradossalmente, nel sud degli Stati Uniti. Nasce come fenomeno legato in modo a doppio filo con la malavita, con lo spaccio e la produzione e la distribuzione di droga, e sono soldi anche reinvestiti, ma in un entourage che era veramente al confine con questa malavita. Quindi non c'entra quasi nulla dal punto di vista sociologico di quello che noi ascoltiamo oggi, no? E non è che lo voglio portare come esempio, però voglio dire che anche musicalmente, se noi ascoltiamo una cosa trap americana e ascoltiamo una cosa trap italiana, è come ascoltare, lo dico perché sono miei amici, quindi non si offende nessuno, come ascoltare i Led Zeppelin oppure ascoltare i Timoria, no? Cioè, sono due robe di livelli completamente diversi, di importanza completamente diversa. Allora, io non credo che, non credo ai corsi e ricorsi. La musica rock è stato un fenomeno di importanza sociale, storico, artistica straordinario, non ancora del tutto capito, solo ora viene sdoganato. Basti pensare alla recente attribuzione di un Nobel per la letteratura a Bob Dylan, avvenuta però quando Bob Dylan quasi ha compiuto 70, compierà adesso 80 anni, insomma, ha ricevuto 3-4 anni fa. Quindi una roba che arriva veramente molto dopo. Quindi sono anche fenomeni che faranno, facciamo, abbiamo fatto fatica a, come dire, a, non dico a sdoganare, insomma, ma a giudicarli e a valutarli. Mentre oggi avete visto, quando muore, purtroppo, come io racconto nel libro, un David Bowie, la notizia va nei telegiornali, va su tutti i giornali, parlo italiani, non nel mondo. Mentre io nel 1977, in agosto, ero negli Stati Uniti quando è morto Elvis Presley. Allora immaginate l'impatto che ha avuto la morte di Maradona, moltiplicatelo per 10 o per 50. In America era lutto nazionale ed eravamo nel 1977. Ecco perché
faccio sempre questi anche paragoni. Io dicevo della trap che è l'unico fenomeno che coinvolge la musica, che oggi mantiene quella funzione che la musica ha avuto per circa 40 anni, la musica popolare, di come dire, influsso fortissimo e di legame diretto nei comportamenti e negli stili di vita di chi la ne fruiva. Ricordo comunque che lo stesso pregiudizio fu fatto nei confronti del rock and roll negli anni 50, della swing in London negli anni 60, della San Francisco psichedelica degli anni 70, nel punk alla fine degli anni 70. Tutte cose che a distanza di anni oggi sono raccontate non solo come fenomeno sociologico, ma come fenomeni artistici di straordinario valore. Io non so se lo stesso accadrà per la musica trap, non lo so. So solo che oggi in testa alle classifiche c'è musica trap. Io ricevo decine di comunicati al giorno di album di musica trap. La trap da alternativa è diventata mainstream, quindi bisogna vedere se manterrà quella forza che le consente di dialogare con un pubblico molto giovane, ragazzini che però soffrono dello stesso malessere di cui cantano questi artisti. Giusto o sbagliato che sia, io non sono qui a giudicare, ma soprattutto non ho ancora la prospettiva storica per poter darne un giudizio definitivo. Ci vuole un po' di tempo e non credo però che nasceranno più i Beatles, altri Pink Floyd, altri Jimi Hendrix, altri U2, altri Bruce Springsteen. È storia dell'arte, se la vogliamo considerare come io credo sia giusto sia, che sia forma altissima di arte, e l'arte non si ripete. Ha avuto un periodo di nascita, uno di sviluppo, un periodo d'oro, un periodo di declino e un periodo finale. Come tutte le forme d'arte, è durata più di 60 anni, ha avuto un'importanza enorme, talmente forte che adesso è difficile staccarsi. Oggi ci sono un sacco di artisti bravissimi che sono però epigoni dei maestri, come avere gli allievi di Raffaello Sanzi o di Michelangelo o di Pablo Picasso, di chi volete voi. Insomma, l'attesa per qualcosa di nuovo credo sarà abbastanza lunga. Grazie. Grazie. Buonasera, buonasera Ezio, grazie di essere venuto. Prego, grazie a voi. Venuto, visto che l'invito l'ho mandato io, Ezio ha subito risposto. Okay. Dovete sapere che Ezio risponde praticamente botta e risposta, si scrive e lui si risponde immediatamente, una cosa eccezionale. Allora Ezio, se rimani un attimo in backstage quando chiudiamo la trasmissione, mezzo secondo, ci consigli tre artisti trap da invitare? Ah, voilà. Sì, sì. Va bene, perché? Perché per noi è molto difficile capire chi invitare, e ho visto che tu hai proprio il senso di quello della cosa, eccetera. E quindi vorrei, se cortesemente, se ci puoi fare questo favore, quando chiudiamo la trasmissione in backstage ci dici tre artisti e noi proviamo a invitarli. Non diciamo, noi no, invitiamo senza dire ci manda Ezio, eccetera. No, guarda, no, invitiamo, ecco. Svelo questa cosa. Io ho pubblicato carta e penna. Sì, sono il direttore. Allora, il mio libro esce per la casa editrice Oepli, che è la più antica. Grande casa editrice. Ricordo, io sono un informatico, i migliori libri di informatica sono quelli delle Oepli. Ma di tutto, di tecnica, eccetera, sono favolosi. Adesso per me aprire una collana di rock e di pop all'interno di Apple è stata un'impresa. E la più grande impresa è stato pubblicare 2 mesi fa un libro che si chiama Trap Game, i 6 comandamenti del nuovo hip hop, che veramente credo possa chiarire, poi ti ripeto, ognuno sceglie quello che vuole, però chiarisce almeno e toglie pregiudizi, ma cerca di far capire. E ogni comandamento, cioè ognuno di questi, diciamo, must che la musica trap ha e tratta, no? dal linguaggio alla moda, dalle donne all'uso delle sostanze, lì è trattato insieme. A ogni capitolo c'è un testimonial, per cui vi darò uno di questi tre nuovi eroi sì, della musica. Cerco di darvi quelli che reputo più interessanti per il vostro programma. Grazie, grazie. Lascio la parola a Luca, così.
Due cose. Un'osservazione di Oscar Peggiarella, il nostro Oscar Peggiarella, anche se condivido molto ciò che è stato detto, non dimentichiamo però che rock and roll è stato uno dei più grandi business del Novecento. L'arte Ma è... questo non lo vedo però come aspetto negativo, no? No, Ah, no. okay. L'arte e la creatività spesso si sono impastati col mito. Poi Pozzani ti dice e ti fa i complimenti per il Quicksilver. Ah, per il quadro? Ah, Sì. sì, è un manifesto questo? Sì. Sì, in realtà questo non è Quicksilver, però è Big Brother and the Holding Company. Ah, sì, anche Quicksilver, è vero, c'è ragione. Sì, in realtà io l'avevo preso perché è un concerto della San Francisco di quell'epoca con questa band che si chiamava Big Brother and the Holding Company, che era il gruppo che accompagnava originariamente Janis Joplin. Quindi non mi ricordavo che e poi c'erano anche Country Joe and the Fish. Country Joe McDonald, eroe di Woodstock, che è stato mio grande amico, anzi lui ha dormito proprio da questa stanzetta nel mio attico, da dove vi trasmetto adesso, e che ha fatto anche la prefazione di un altro libro mio anni fa. Grazie per averci seguito. Nella descrizione troverete il link alla puntata originale YouTube. Seguiteci anche attraverso i nostri canali Facebook, Instagram, Twitter, Periscope e Twitch. Cercate All'ora di Amadeus, tutto attaccato senza apostrofo. State ascoltando Some Autumn Strings di Stefan Kartenberg, licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale 3.0. Arrivederci al prossimo podcast.